Gisella Botticchio in collegamento con noi per parlare dell'ultimo consiglio comunale del 31 dicembre 2020. Gisella, ben trovata. Buongiorno a tutti, buongiorno Gianni, buongiorno Raffaella e a tutti i telespettatori. Un caro saluto. Allora, tu hai portato l'attenzione sulla mancata approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ultimo bilancio comunale di Agropoli. Che cosa ci puoi dire? Vabbè, è stata, diciamo, una pagina molto negativa, diciamo, per la città di Agropoli, dove i revisori, tutti e tre, li ho salutati, mi hanno spiegato che ci tenevano anche a parlare con, dice, io sono il revisore di tutti i consiglieri, anche di lei che è di opposizione, quindi per me è stato un bel discorso. E ovviamente mi hanno fatto notare che i conti non erano belli, longinei, a posto, in quanto loro avevano un parere contrario, cioè quei debiti fuori bilancio non li riconoscevano, non c'era la copertura finanziaria per quei conti lì ed è anche una bella cifra abbastanza consistente. Sono entrata e ovviamente nel corso del consiglio io ho chiesto al presidente del consiglio se che desideravo ascoltare il parere dei revisori proprio per vederci fino in fondo. Però loro subito hanno avuto un senso di chiusura verso i revisori. Dice no, noi già hanno dato, già hanno fatto, io va bene così. E io poi mi sono stata, se tu vai a vedere il consiglio, mi sono stata zitta, ho detto vabbè. Poi quando ho visto il revisore che ci teneva esprimere il suo pensiero, di leggere quello che loro avevano documentato, allora lì mi sono indispettita, ho detto, ma loro cosa hanno da nascondere? Perché i revisori non devono parlare? Anche perché i revisori dei conti sono un organo, diciamo, di controllo per l'economato, comunale, vengono nominati dal prefetto. Dico, come mai? Parlano tanto di caserme, devono aprire 18 caserme, paga tutto il comune di Agropoli, tanto che amano queste divise. Poi questi funzionari, perché loro sono delle delegate, il collegio dei revisori è sorteggiato in prefettura, quindi sono mandati dalla prefettura proprio come organo di controllo. Allora lì ho incominciato io a fare mille pensieri e ho preteso che parlassero, però sono rimasta molto, molto delusa dal comportamento, diciamo, loro di maggioranza quando ammonivano il revisore a non parlare e mettiti la mascherina e mettiti qua, siediti qua, cioè proprio quei comportamenti ma quasi da dittatori, non si fa, non si fa. Quindi è stata veramente una pagina di chiusura, una pagina di oscurantismo. Ecco, io l'ho chiamato oscurantismo, questo è.